cominciamo a vedere, ma delle racchette da tennis, guardate quanto sono vecchie, guardate che racchette, tieni, tieniti la racchetta. E qui c'è un bellissimo cappellino, vi faccio un provo? Sì, mamma mia, che dici racchetta da tennis? Ho detto una stronzata, è vero, racchetta da sci, è 38. 38 e 8? Nasce una simpatia e presto ci sarà anche una ricca cucciolata. C'è stato in ghippo. Ed insieme ai simpaticissimi bambini delle scuole Borello di Cesena e Manfredo Fanti di Canto. No, 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 però... Come si fa a chiamare la scuola Borello? Ma devo dirle tutte io queste cose. Ma stiamo nella rasca però. Ma sto nel bosco. Però stiamo nel bosco, Tony. Dai, su, levati quel cappello. E allora mi devo rifare tutti i capelli, Tony. Ma dai, mi devo rifare tutti i capelli, mo, no. Lina. Lina. Perché, che ha detto, Tonina? Che? Che ha detto? Perché ha detto così? Ma non hai visto sì il capello mio come se ha smusciato? Eh? Cioè perché io ero un bell'uomo prima di venire qua, bambini. Provate a vedere, c'è la parte di avanti. Cioè, posso dire soltanto questo, che mo sto diventando uno scampolo, però... Prima ero veramente un figheiro. Però se venisse Lina a farmi i capelli... No, veramente, sembro... Tony, sembro... Una cipolla. Lina! 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 No, lì, via qua. Grazie. Mia madre quando mi vede è in casino. Vieni, fammi vedere i capelli. Sì. Sì, sempre... Aspetta, Tony! E dai. Dai. Ma come sei fannatico? Madonna. Ma ascolta, che l'hanno innevato dal bosco? Sì, ma dal bosco. E dal bosco innevato, dall'Alaska? Non è possibile. Alina, fermate con sto specchio. Dai, dacci un taglio. Dai, andiamo su. Ah, oh, paro di Napigamo, eh. Lomena, no. Ci ha scritto una favoletta veramente carina che si intitola La lepre ed il suo cucciolo. Ora ve la riassumo. In un circo viveva una tigre di nome Vandal insieme al proprio cucciolo di nome Travel. Un giorno, durante un incidente, morì il proprio cuccioletto. E quindi Vandal divenne cattivissima, irascibile, nessuno riusciva più a trattare con lei. Che è successo, Pulcinella? La lepre. Come la lepre? La lepre. No. Abbiamo una lepre dentro al circo. Si chiama La lepre e il suo cucciolo. Il leone, la tigre, non la lepre. Ho detto la tigre adesso. La lepre. La lepre. No, no, no. La lepre. Hai detto la lepre. Tutto lo studio era sentito. 42 bambini più adulti. Scusate, lo sapete perché? Perché ho scritto la lepre sul foglio. Perché sono esaurito, sono esaurito. No, non c'è bisogno di fare il ballo di San Vito, siete bene. Io lo dico. E dal bosco innevato dell'Alaska, insieme a questi personaggi del... niente. Esare, no? Ma guarda invece laggiù. Il capitano Duncan ha deciso di mettere fuori il naso a far culo a sorda. Mannaggia. Ora, il conte di Dorincourt, il suo... È stato quasi un letto di sorda. Anzi, prendete la macchinetta fotografica, tiratela fuori dal vostro costumino e scattatevi la foto. Cioè il treno proprio, prendiamo le domande. Scattate e scattate la foto. Intanto vi volevo... Vi volevo in mezzo alla natura, ma intesa come natura proprio... la natura di tua sorella, ecco qual è la natura. Scrivetelo in una busta chiusa e speditecelo. Oh, mi raccomando, ho sbagliato, perché non è la busta chiusa,
è una cartolina postale o illustrata. Non manca la protesta di uno stronzo che si chiama dottor, che da anni è acerrimo. Io? Il cannone va bene? No, dico il cannone è posizionato bene. Aspetta un attimo. Sono dei giochi, un bel libro. Soltanto ad allora, a tua sorella ad allora, la rifaccio perché soltanto allora. Mi fa male. Ehi ragazzi, stiamo volando. Sì, ma siamo... Ho saputo che i vostri due emoli, Don Coyote e Sancho Panza, sanno per essere assunti... L'anima arriva Don Coyote, non è colpa mia, mi stava venendo così, sbagliato. Mi stava venendo proprio. Mi dovete scusare, perdonatemi. Tira la carica giusta? Ma aiuti a coincidere. Mario, non sputare in faccia. Ma io il cuore ti perdi, penso che il culo ti sputi più dello struzzo. Non è vero, sono degli UFO. Cioè, se noi ci mettiamo in guerra, lui con le cozze e io con le sportine. Ok, gavettoni. Tu buono. Maritozzo con la panna. Dimmi un po', Enrico, cosa ti ha regalato Babbo Natale? Niente, io sotto l'albero di Natale quest'anno ho trovato un bel pacchetto. Lo sono andato ad aprire. E che c'era dentro? Un copione. C'era un copione della banda dello Zecchino. Ma della, dell'anno prossimo. Come dell'anno prossimo? Ho trovato quel copione là. Dai, di che hai trovato una penna stilografica e stai zitto. Che tu al prossimo anno non lo fai. Enrico, che cosa ti ha portato a te Babbo Natale? A me mi ha portato una bella penna stilografica. Ciao ragazzi! Lisa! Ma posso dire una penna stilografica e dirla a televisione? Ma che gli frega? Cioè, non c'è una penna stilografica. Io ho fatto un esempio, trovati un'altra. E poi chiedimi, no, in caso che regaliamo. Vabbè, non una penna stilografica, ok? Fate quello che vuoi. Non una penna stilografica. Una biblioteca. Una biblioteca. Una biblioteca. Che dal prossimo anno hai deciso di acculturarti. Sì. Va bene? Oh, mamma mia. È sudata. Pensate che ci sono i bambini della nostra piazzetta che stanno aprendo ancora i regali di Natale. Ma quanti ne avete deciso? Ciao. Scusate, non ce la faccio più. Io mi sento un po' strana questi giorni. Io non so, ho una leggera pesantezza a questa gamba. Non so che cosa ho qui. È Babbo Natale, me l'ha regalato, ti piace? E a te? A me mi ha regalato il reggimetto perché mi pesano un po' le tette. A me la gicippa perché veramente ultimamente sono avuto. Chi stava su Tonino? Basta, non la facciamo bene, va bene? Stavo paura io che mi gridavo. E io nessuno. Tonino, bambino, ma che è andata bene questa?